No, non lo so cosa è mancato. In settimana analizzeremo la partita col mister, tutto lo staff, tutti insieme, e capiremo cosa abbiamo sbagliato i primi minuti. Però dispiace perché volevamo vincerla sicuramente, ma secondo me dopo abbiamo continuato molto meglio. No, sono contentissimo per il gol, ma ripeto, a metà perché non è arrivata la vittoria. Però è sicuramente un lavoro di tutta la squadra. Su tutti e due i gol, un bel cross, il tiro di Beppe, quindi parte da tutta la squadra. Probabilmente devo fare anche qualche gol in più durante la stagione, parlo soprattutto per le stagioni precedenti, perché l'inserimento è una delle mie qualità e devo sfruttarla un po' di più. Per quanto riguarda il mister, sicuramente gli devo tantissimo, perché è stato lui a farmi esordire il primo anno. Lo ringrazio, l'ho ringraziato anche di persona, lo ringrazio di tutto. Sono contento, ma ripeto, contento a metà, perché sarei stato più contento se fosse arrivato il risultato oggi, anche qualche partita prima, che secondo me meritiamo qualche input in più rispetto a quella che stiamo raccogliendo per adesso. No, ho già parlato con i medici, ho preso una botta, ho sentito un po' come se fosse un crampo, ma non è niente di che. Un sogno un po' per tutti, no? Tutti i calciatori. Poi io è la prima volta che gioco davanti a tutta questa gente in una piazza così importante, quindi far gol il secondo sotto la curva è il sogno forse di tutti, il mio, ma è di tutti quelli che iniziano a giocare a calcio e sperano di arrivare a un livello importante, quindi da brividi.